Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Stan, vi do il benvenuto qui al canale e siamo qui su Farming Simulator 19 nella mappa No Man's Land. Continuiamo la nostra avventura e continuiamo con il gameplay dal precedente che ho fatto. Allora, stavo dando un'occhiata qua agli animali, per il momento diciamo che gli animali reggono. Io mi ero già un attimo portato un attimino avanti. Allora, aspettate un attimo, perché qui c'era l'altro trattore, quello cingolato, l'ho dovuto restituire perché mi dava problemi, per cui quello l'ho restituito. Vedremo poi cosa farci. Qua niente, sta andando avanti. Qua rimettiamo gli operai al lavoro in modo da proseguire, che almeno finiamo. Qua i nostri ulivi stanno producendo le olive. Una cosa volevo controllare però, perché allora abbiamo questa azienda qua da mettere giù, che è la produzione dell'olio. Allora, andrebbe un po'. Qua ci starebbe, però non proprio. Purtroppo, però, se io la metto qua dà problemi, però qua ci starebbe. Allora, vediamo un attimo dove posso mettere sta produzione qua. Allora, niente, io direi di metterla qui. E allora, visto che dobbiamo metterla qui, beh, il terreno qui dovrebbe essere abbastanza dovrebbe essere ottimo, diciamo. Non dovrei spenderci soldi se faccio sta roba qua. Ok, cerchiamo di sistemarlo in modo da non causare nessun tipo di problema. Ok, vabbè, andiamo a spendere un po' di soldini, però insomma, ma almeno sono sicuro che prendendo sta produzione qua, in teoria, vabbè che è ancora presto, però. Ok, ottimo. Vabbè, qualche alberello da togliere, ma niente di che. Allora, proviamo a buttare giù la produzione dell'olivo, dell'olio. Allora, io direi che è questa. Solo che io avevo un altro progettino, però. Comunque va bene, dai. Allora, questo io direi di posizionarlo qua. E ci siamo. Poi c'è anche questo da mettere, questo lo possiamo mettere qui. Credo sia un punto vendita questo, poi lo scopriremo. E poi c'era un'altra cosa. Anche questa c'era. Questa sembra essere una produzione. Che niente male ci sta qua, però prima è meglio, come sempre, dare una sistematina, perché qua non si sa mai. Allora, siccome che ok, questa può stare qua, ottimo. Andiamo a vedere cosa è successo. Qua cosa c'è? Questa dovrebbe essere la produzione delle ulive. Allora, dovrei avere un punto in cui ho benissimo. Cosa? 13.000 euro mi paga l'olio al litro? E che olio è? Olio di guarda. Allora, vediamo un attimo cosa è successo. Allora, questo ricarica type
Aprimi due prodotti. Potato. Ah, ma servono le patate e con le patate e il mais mi fa le bottiglie. Con le patate e il mais mi fa le bottiglie. Oh, bella, bella novità questa. Non bella novità, bella, 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 bella cosa. Qua non ho capito se è questo il sell point. Fammi capire un attimo dov'è sto sell point. Ah, è questo. Ok. Permesso. Qua invece è la produzione dell'olio. Ah, è questa. Cazzarola però. Allora gli serve l'acqua, le olive, live pellets o wood chip. Eccellente. Card boxes ed pot pan pre pallet. Mamma mia. Allora i primi tre ci siamo. Questi non so cosa sia. Bottiglie, vabbè. Vediamo qua. Allora, acqua, olive, pellet, le bottiglie. È un bel po' problematica, è questa. Ah. Ah, si è aperto là, ok. Vabbè, ci pensiamo dopo un attimo cosa. Tanto adesso devo controllare quello che mi sta succedendo attorno, perché qua. Ok, qua ci abbiamo fatto il pieno. Siamo ripartiti qua, sta andando avanti. La trebbia è quasi piena. Però di sto passo qua non andiamo avanti. Questa è bio, è vuota, andiamo a ricaricarla. Buenos. Questo che sta facendo, sempre cazzate. Bene, vai, parti. Questo ha finito. Vediamo, diamo un'occhiata. Sì, questo ha finito, anche questo ha finito. Eccellente. Adesso questo lo mettiamo subito di nuovo a produrre balle di erba, perché devo farci l'insilato qua. Vai. Questa dobbiamo restituirla perché era in prova, diciamo. L'attrezzatura in prova. Allora andiamo avanti a seminare questo, visto che tanto non me lo lascia scaricare. Qui andiamo avanti a seminare mais. Purtroppo ha messo giù il trattore per imballare, però vabbè, ma fra poco si libera l'altro. Vabbè, l'altro è pieno. Ok, ora che si è fermata, che si è decisa a fermarsi, andiamo anche un po' più di calma a scaricare, insomma. Ok, allora aspettate un attimo. Io vorrei vendermi questo dietro qua perché non mi piace, non mi piace. Vendi. Ok, tanto non serve. Allora andiamo a prendere. Allora eccomi qua. Prendiamo l'imballatrice. Ok, qua se la vede il cosplay. Qua a che punto siamo? Bene, bene. Qua finito, qua sta andando avanti, va bene. E con questo prendiamo subito il via per andare a fasciare le balle, che dobbiamo venderle perché mi servono soldi. Allora, abbiamo un problema, però ho detto che mi servono le patate per fare le bottiglie. Però lui vuole le patate. A sto punto mi noleggio questa. Perfetto.
Allora, io mi noleggerei questo intanto. Credo che riusciamo a far tutto con questo. Però, per seminare le nostre sbabbabietole, mi serve un bel coltivatore. Allora, prendiamo a noleggio questo. Ecco qua la truppa. Faccio vedere da dentro. Bellissimo. Bel John Deere. Ho un bel po' che non prendo John Deere io. E andiamo in campo. E andiamo, che dobbiamo seminare patate. Allora, vediamo un attimo di seminare patate, ma dove? Ok, vai, inizia che lavoriamo il terreno per poi andare a seminare qui patate, qui e lì e là forse. Adesso vediamo quanti farne. In modo da capirci, qua serve calce viva però. Ma proprio proprio sprecarne così tanta non credo che ne valga la pena. Allora, siamo in position, giusto? E vai. Insomma, ci gestiamo qualcosa anche noi, perché sennò qua vediamo di fare le cose fatte bene. Vabbè, non ho più operai, per cui devo farmelo io sicuramente questo. Allora, vediamo un attimo di andare alla grande. Alla via così, come direbbe qualcuno. Comunque c'è anche chi fa danni, come avete potuto vedere lì. Che bel danno che ha fatto. Mi sa che continua a fare danno, vero? Va là. Continua a far danni. Non è una bella cosa, perché c'è sempre qualcosa che non funziona, non riesco a capirlo. Sto problema qua, vediamo se ci passiamo tutti e due. Sì, dai. Ok. Allora adesso lo prendiamo in consegna un attimo. Che è troppo birichino, eh. Vabbè. Sistemiamo un attimo qua. Ok, mi toccherà riseminare. Ok, ormai qua stiamo finendo. Vabbè, finché intanto adesso vado a finire con la calce viva, qua andiamo avanti a raccogliere le balle di insilato, adesso facciamo insilato. Poi spero che queste patate qua bastino per quello che dobbiamo fare. Anche perché purtroppo finché non ho abbastanza soldi non posso comprarmi nulla, per cui mi resta solo il noleggio. Ok, anche qua abbiamo finito. Oh, là non va più a rompere i maroni. Perfetto, anche qua abbiamo finito. Fermati lì, qua ha finito del tutto proprio i semi. Perfetto, rimettiamo al lavoro questa. Questo che cacchio sta facendo? Niente, sta giocando come sempre. Vai. Ok, questo ha finito fortunatamente. No. Ok, eccellente.
Allora, vediamo un attimo. Io direi di ricaricare questa e andare ad aiutare il nostro amico. Allora, questa la restituisco, che poi so che mi dimentico. E andiamo al negozio. Oh, bene, siamo arrivati in farm, carichiamo le nostre patate e patate, bene. Ce n'è un'altra? Sì, ce ne sono due finché si carica di là. Vabbè, qua si arrangia. Questo è quasi pieno, ma aspettiamo che finisca, perché tanto finirà. Domandona, il fertilizzante. Ok, fertilizzante liquido. Ce l'ho fatta a caricarlo, aspettate un attimo che andiamo avanti anche qua. Qua è finito, per cui alla grande. Qua i danni, c'è sempre qualcosa che non va, comunque vabbè. Prendiamoci il John Deere e lo mettiamo a seminare patate. Allora, naturalmente partiamo da qui. Allora, B, accendi, abbassa e vai. E vai di patatozze. Ah, aspetta, perché l'altro non era finito. Mi chiedo perché non arrivo mai in tempo. Aspettate un attimo che diamo un'occhiata qua al nostro amico che combina. Vabbè, niente di che, qua pure è finito. Solo che un'altra non esce, non interessa, lasciamo pure qua. Quello dovrebbe aver finito, in teoria sì. Facciamo presto che non combini guai. E ci mettiamo al lavoro sull'altro terreno. Bene. Finisco con le balle e dopo andiamo a scaricare, anche se potrei usare l'altro, giusto? Vabbè, andiamo a svuotare quel che ci sta, perché sennò poi a sto punto mi conviene ricominciare a seminare qua, perché visto che ho ricominciato a seminare lì, seminiamo anche qua, almeno facciamo tutta una coltura. Frena, zio. Allora, questo che andiamo avanti a seminare, abbiamo detto. In più dovremmo occuparci anche degli ulivi prossimamente, perché ormai stanno per giungere a produzione. Allora, vabbè. Allora, ragazzi, comunque, come sempre, io vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, e vi invito ad iscrivervi al canale. Attivate la campanellina di notifiche per non perdervi nessun gameplay che pubblico, mi raccomando. Lasciate come sempre un bel pollicione in su che andiamo avanti qui, the million like, e vi ringrazio. Condividete il video a destra e a manca con amici, parenti, cugini, zii, nipoti, cani, gatti, che più siamo meglio è. Oltretutto in descrizione trovate il link per supportare il canale con qualche piccola donazione, vi ringrazio. In più trovate anche il link di Discord e Telegram, e vi invito ad iscrivervi anche a quei canali lì per supportarmi. Vai, dovrebbe farcela piano piano. Perfetto. Questo sta andando a campi, secondo me. Allora, finiamo lì due passate e qua siamo a posto. Portiamo via tutto. Qua abbiamo fatto, questa è l'ultima. E adesso andiamo direttamente a portarle al biogas. Qua andiamo a scaricare, anche perché vorrei andare a vendere io forse.
Per il momento conserviamo tutto, poi vedremo mandando avanti il tempo cosa succede. Boh, qua non ce la facciamo, dovrò andare a caricare di nuovo. Qua va tranquillo, qua pure. Vabbè, possiamo anche restituirlo come sempre, perché sennò poi chi se ricorda. Allora, un attimo perché tutte non ci stanno. Allora me ne prendo solo 2, 4, 6. Y, perfetto. Poi andiamo a sistemarlo. Questo deve... Ok, rimettiamo il lavoro. Qua sta andando avanti con la sua calma, calma. Qua ha finito, bene. Benissimo. Spero di non seminare abbastanza troppe patate, ma comunque già che ci siamo, direi che questi tre campettini qua non dovrebbe essere un problema, eh. In teoria, speriamo che in teoria non siano un problema. Bene, bene, qua siamo a posto. Gli abbiamo 2, 4, 6. Aspettate che andiamo avanti un attimo il tempo. Ok, perfetto, l'ha digerito. Vediamo se riesco da qua a caricarmi le ultime balle. Ok, anche qui abbiamo caricato e adesso le andiamo a vendere. Ottimo. Ottimo, direi. Vabbè, questo può star qui. Qua finirà sicuramente, qua pure. Allora, ragazzi, io per il momento mi fermo qui. Nel prossimo gameplay vedremo altro. Spero di essere pronto per la raccolta delle patate e andare avanti un po' con l'olivo e il mais soprattutto. Mi serve mais e patate per la produzione delle bottiglie. Poi se sapete le altre produzioni che mi servono, fatemi sapere giù nei commenti. Come sempre, io vi ringrazio per essere qui in mia compagnia. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella di notifiche per non perdere nessun gameplay che pubblico. Lasciate come sempre un bel pollicione in su che andiamo avanti qui dei milioni like. E vi ringrazio. Commentate, fatemi sapere la vostra. Condividete il video a destra e a manca con amici, parenti, cugini, zii, nipoti, che più siamo meglio è, vi ringrazio. Inoltre tutto in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale con qualche piccola donazione, vi ringrazio. In più trovate i link di Discord e di Telegram, andate a iscrivervi anche lì dove pubblico le uscite dei video per tenervi sempre aggiornati. Noi ci vediamo al prossimo gameplay, ciao a tutti e grazie per la mia compagnia e alla prossima. Ciao ciao!